Che molti di voi avranno visto nei telegiornali, perché la storia che la riguarda ha avuto, per fortuna vorrei dire, diffusione. Per fortuna, perché poi quando di certe storie se ne parla si comincia forse a trovare anche delle soluzioni. Fra l'altro ci tenevamo che questa storia venisse risolta, perché è una storia insomma non allegra, la storia di una persona affetta da una malattia che la rende praticamente inabile, che è costretta a stare a carico dei parenti in una casa molto piccola, con il letto in cucina perché non ci sono altri posti dove metterla, con le bombole dell'ossigeno accanto ai fornelli del gas. Una situazione che penso molti di voi ricorderanno, ma che vi vogliamo ricordare, riassumere grazie ad una scheda realizzata da Patrizia Platè. E poi parliamo con la protagonista. Era nel 2008 quando i medici hanno scoperto che la signora Maria Marcantonio è affetta da SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia degenerativa che porta ad una progressiva immobilità fisica. A distanza di 11 mesi la signora Maria non riesce più a muoversi, costretta a letto con l'ossigeno, viene nutrita artificialmente attraverso le flebo. Una situazione incredibile e insostenibile, aggravata dal fatto che nell'appartamento di 50 metri quadri, in una casa popolare ad Ostia, assieme alla signora Maria vivono altri 4 parenti, la figlia Alessandra, il cognato e 2 nipoti. L'abitazione è talmente piccola che il letto della signora Maria adesso è stato sistemato nella cucina con tutte le apparecchiature mediche. Una condizione inaccettabile per questa famiglia, anche perché l'appoggio medico di fisioterapista e infermiera è soltanto per pochi minuti al giorno. Qualche mese fa la figlia Alessandra aveva fatto domanda per una casa più grande, ma finora dal comune la sua richiesta non ha ancora ottenuto risposta. Ecco, e qui con noi questa mattina c'è la figlia di quella donna ammalata, della signora Maria, cioè Alessandra Gabriele. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Come sta? Allora Alessandra, abbiamo riepilogato i punti principali di questa vicenda, che fra l'altro, ripeto, i telegiornali hanno anche portato sotto gli occhi di tante persone, per fortuna da una parte, perché almeno se ne è parlato. Una persona molto ammalata, una casa molto piccola, un'assistenza domiciliare che non si può avere, e quindi provate a sommare questi elementi e capirete la gravità della situazione che stanno vivendo. La sua mamma, è la signora Maria, la sua mamma è affetta appunto da un anno da sclerosi laterale amiotrofica, la famigerata SLA come viene chiamata, una malattia che piano piano porta alla paralisi. E quando ve ne siete accorti voi? Un anno fa ci sono stati i primi sintomi? Come allora, si è manifestato? Tutto è iniziato da maggio passato. In senso, lei iniziava ad avere i crampi notturni, ha iniziato a fare le prime cadute, diciamo. Che tutto quello era già l'indebolimento delle gambe. Fino a che non siamo arrivati ad ottobre, che lei era completamente paralizzata sul lato sinistro. E quindi sono rivolta al Santo Eugenio per avere una diagnosi. L'8 ottobre ci è stato detto che era sclerosi laterale amiotrofica. E quindi purtroppo è una condanna, una diagnosi di questo tipo, perché è una malattia che non lascia grandi speranze. No. E quindi è cambiata quel momento la vita di sua mamma, ma è cambiata la vita di tutti voi. Eh sì. Perché lei a quel punto è stata confinata in pratica in un letto. Eh sì. Mia madre adesso vive dentro un letto completamente paralizzata, muove solo il collo e mangia tramite PEG, cioè sarebbe nutrizione artificiale, respira con l'ossigeno, perché spesso gli vengono crisi respiratorie sia diurne che notturne. E tutto questo solo in mano a me, mio marito e i miei figli, che sono anche minori. Che... Quanti figli avete voi? Due. Quindi in questa casa, che come è stato detto, e insomma ve lo ripeto perché bisogna immaginarsi la situazione, una casa di 50 metri quadri, quindi una casa piccola, in questa casa vivete in cinque, mamma, papà, 2 bambini e la nonna, sì. Che per mancanza di spazio non c'era altro posto, l'avete dovuta mettere in cucina. Eh sì, perché dall'altra parte la casa si stringe. Quindi spesso quando a lei prendono crisi respiratorie, che possono essere sia diurne che notturne, come ho detto prima, e dobbiamo chiamare l'ambulanza, e dall'altra parte non passerebbero. Quindi abbiamo dovuto sistemare in cucina, perché c'è più spazio proprio per lei. Per eventualmente... Più facile per farlo uscire, perché se no non uscirebbe manco dalle porte. Questo però ha creato una situazione anche, a parte insomma
la non ortodossia, diciamo, della situazione, ma ha creato anche del pericolo, perché le bombole d'ossigeno dalle quali dipende la sua mamma, vicino ai fornelli, in cucina, insomma, non è proprio la soluzione ideale. No, però altri modi non ce n'ho. Non ce ne sono. Quindi. Tra l'altro è una situazione che potrebbe, come purtroppo accade spesso, potrebbe essere gestita meglio avendo un'ampia disponibilità economica, cioè avendo molti soldi uno prende infermieri, prende assistenze, prende fisioterapia, eccetera. Se uno invece, come succede in tante famiglie, c'è uno stipendio col quale dovete campare già in quattro, non avanzano i soldi per questo tipo di assistenze. Assolutamente no. E non solo, ma credo che anche un po' pesi già sul bilancio una situazione del genere. Molto. Molto, perché lavora soltanto mio marito, comunque ci sono le bollette da pagare, ci sono le medicine da comprare, i figli da vestire perché quelli crescono, certo. E poi da mangiare quello e quell'altro, cioè certo. Non ci si arriva. Bisogna oltretutto lottare per arrivare alla fine del mese e lottare quando per dare a sua mamma un'assistenza, perché questa donna ha bisogno di un'assistenza continua. Ma voi avete chiesto all'azienda sanitaria locale di fornirvi un'assistenza domiciliare di cui avete diritto? Sì, io l'ho chiesta a gennaio 2009 e mi è stato risposto che ci sarebbero stati da un anno e mezzo ai 3 anni di attesa. Per avere un'assistenza domiciliare, un infermiere, qualcuno in casa. No, l'infermiere me l'ha data il CAD, che sarebbe di 10 minuti e un quarto d'ora per la medicazione della PEG. Come ho il fisioterapista, un'ora al giorno per 5 giorni. Quindi l'unica cosa che avete avuto è 10 minuti di infermiera, sì. E un'ora di fisioterapia, sì. Al giorno. Per tutto il resto dovete provvedere. Noi. Dovete provvedere voi. Fra l'altro ci sarebbero altre cose a cui sua mamma avrebbe diritto, per esempio la carrozzina elettrica, che le consentirebbe di non stare tutto il giorno immobile, fermo nel letto, insomma, si potrebbe spostare. L'avete chiesta? A me me l'hanno assegnata, però non posso ritirarla perché sarebbe un po' più grande del normale e non ho lo spazio adeguato per poterci mettere mamma. E quindi anche quella è una quella cosa... Quella sta in attesa. Un po' anche proprio per le condizioni, per la casa, insomma. Eh sì. Non c'entrerebbe proprio nei limiti. Certo, ma poi bisogna dal letto farcela arrivare, quindi ci vuole anche lo spazio per manovra. Sto sola perché i ragazzi vanno a scuola, i figli, mio marito lavora, certo. Quindi io sarei da sola. Ecco, questa casa ritorna insomma spesso, no, come un problema. Sì. Avete provato a chiederne un'altra, avete provato a fare domanda per avere una casa un pochino più comoda, un po' più grande? Allora, io 19 anni fa, quando mi sono sposata, dopo un po' è passato il censimento a casa e ci disse di fare l'allargamento perché proprio a livello comunale serviva per sapere quanti nuclei familiari esistessero dentro questi appartamenti. Poi non abbiamo più insistito perché, diciamo, tutto sommato in 3 ci stavamo bene. Fino a un anno fa, che mia madre non si è sentita male, noi abbiamo chiesto l'ampliamento della casa, che però pure lì ci sono attese e quindi aspettiamo. Anche lì mi hanno detto che c'è da aspettare, insomma voi dovreste aspettare per l'assistenza domiciliare, dovete aspettare per la casa. Quanti anni ha sua madre? Mia madre ne ha 61. E ha una malattia che però va avanti, che non aspetta, insomma. No, la malattia non aspetta. Quindi bisognerebbe fare qualche cosa. Noi nel nostro piccolo qualcosa abbiamo provato a fare, abbiamo contattato per esempio il comune di Roma per capire che tipo di aiuti il comune può fornire, se è vero che ci sono dei tempi così, così lunghi. E abbiamo adesso al telefono, in collegamento con noi, dovrebbe esserci Raffaele Marra. Raffaele Marra è il direttore dell'ufficio delle politiche abitative del comune di Roma, che almeno per quanto riguarda la casa, il problema della casa, potrebbe darci una illuminazione. Sentiamo se c'è, dottor Marra, c'è? Sì, buongiorno dottor Magalli. Buongiorno a lei, grazie di essere con noi innanzitutto. Grazie, noi siamo sempre contenti quando le istituzioni insomma, dimostrano sollecitudine, dimostrano interesse per le vicende dei cittadini, vicende che purtroppo nella vita accadono e quando accadono bisogna darsi una mano. Ecco, lei ha capito, il problema è grave, insomma è serio, la mamma di Alessandra ha una malattia grave che peggiora, la casa in cui vivono è piccolissima, la signora addirittura deve passare la sua degenza in cucina.
voi non avete veramente la possibilità di aiutarli ad avere una casa un po' più grande, a migliorare almeno la situazione abitativa? Guardi, dottor Magalli, noi abbiamo avuto delle interlocuzioni anche recenti con la signora Alessandra. La signora Alessandra correttamente ricordava quello che è stato l'iter sanitario della mamma. Lei si ammala di questa malattia e ha la contezza di questa malattia soltanto da pochissimi giorni, se non ricordo male dall'8 ottobre. La signora ha ricevuto in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica dal Comune di Roma nel 2006 e nel novembre del 2008 propone presenta una domanda per cambiare questo alloggio indicando come motivazione un sovraffollamento, ma di patologie che coinvolgevano e riguardavano uno o più componenti del nucleo familiare non vi era alcuna indicazione. Soltanto nel mese di febbraio e successivamente nel mese di aprile del 2009 viene fatta un'ulteriore richiesta di cambio alloggio per motivazioni di carattere sanitario e in quel caso vengono indicate come motivazioni quelle relative ad una cardiopatia della signora, che è una delle motivazioni che consentono al Comune di Roma di poter effettuare il cambio di alloggio. Noi abbiamo immediatamente attivato l'iter amministrativo per procedere a questo cambio, che però prevede una competenza specifica di una società di gestione degli immobili ERP, che è la società Romeo, a cui noi dobbiamo chiedere preventivamente un nulla osta amministrativo contabile che ancora non ci è pervenuto. Tuttavia, nonostante tutto, stiamo sollecitando e abbiamo risollecitato la Romeo, ma già nei giorni scorsi noi abbiamo proposto alla signora un cambio immediato di alloggio, individuando un alloggio in una località che la signora conosce, vorrei evitare di dirlo pubblicamente in TV, che aveva addirittura un dimensionamento al di sopra di 90 metri quadri, al piano terra addirittura c'era pure un piccolo giardino e l'alloggio è stato costruito proprio per ricevere persone che sono portatrici di handicap, in questo caso particolarmente per persone carrozzate, ed era una situazione ottimale per la signora Maria. E non andrebbe purtroppo, bene questo? Purtroppo la Ponte di Nona, però. Prego. Io ringrazio il comune che si è attivato subito, però a Ponte di Nona sinceramente mi cambierebbe proprio non la vita, il mondo. Che anche sì, il lavoro. Signora, proprio per questo motivo noi abbiamo dato anche ulteriori possibilità. Sì, probabilmente, sì. Anzi quasi sicuramente, entro il 15 di novembre l'ufficio procederà ad individuare un ulteriore alloggio nel municipio tredicesimo. E la signora Alessandra ha già manifestato la propria adesione a questa nuova destinazione. Si tratta di un alloggio di circa 80 metri quadri che renderà sicuramente più vivibile la situazione e anche la tranquillità. Quindi siamo tranquilli che è una soluzione per quanto riguarda l'alloggio. Il comune si è dato da fare e la troviamo in un tempo ragionevole. Se mi consente di precisare l'ultima cosa. Se fosse possibile vorrei precisare un'ultima cosa. Sì. Praticamente non è che il Comune di Roma provveda delle assegnazioni in relazione a nuclei familiari così in maniera discrezionale. Quando la signora Alessandra ha ricevuto in assegnazione questo alloggio ERP, il nucleo familiare di cui era costituito da massimo 3 persone, per questo era stato dato un alloggio di 50 metri quadri. Successivamente è nato un bambino. Le cose sono cambiate, certo, per carità, non dico che lo fate a discrezione. Sono cambiate. Purtroppo è obbligato, è vincolato da al regolamento regionale che è il 2000 all'articolo 12 ci dà degli standard e in base al numero di persone che compongono il nucleo il comune procede all'assegnazione. No, l'importante è che adesso che la cosa è cambiata sono diventati 5 di cui uno malato, ecco, diciamo ci sia una tempestività adesso. Va bene, dottor Marra, io la ringrazio molto per l'intervento e anche per seguire questa pratica. Ma c'è un'altra persona che io volevo far entrare, perché è un'altra buona notizia. In attesa che, anche lì so che il Comune si sta dando da fare, si attivino, però lo stanno facendo per dare l'assistenza domiciliare alla sua mamma, c'è un'associazione che si chiama Viva la Vita, un'associazione di volontariato che riunisce familiari e malati proprio di sclerosi laterale amiotrofica, che ha deciso di aiutarla. E io vorrei che Simonetta Tortora ci raggiungesse, eccola qua. Buongiorno Simonetta. Accomodi. Ecco perché mentre si muove qualche cosa, arriverà la casa, un domani arriverà anche l'assistenza domiciliare. Voi nel frattempo che cosa potete fare per Alessandra e la sua mamma? Già per Alessandra insomma ci siamo mossi molto, perché poi il caso
è nato, era tale insomma da, assolutamente da, da portarlo alla ribalta. Nel frattempo abbiamo avuto la conferma da parte della ASL RMD e soprattutto da parte dell'Hospice Fondazione Roma che nel momento in cui avverrà il passaggio da una casa all'altra, quindi il trasloco che ovviamente per la signora Maria è un momento piuttosto impegnativo, e abbiamo avuto la, la conferma che potrà essere appoggiata in una struttura dedicata che è appunto l'Hospice Fondazione Roma, che è una struttura con 3 posti letto proprio dedicati ai malati di SLA, dove lì sarà nelle mani esperte e fidatissime della dottoressa Luigia Clerici, che oltre... questa è una notizia bella, una cosa bella in più, cioè, quando ci sarà questo agognato trasloco, mamma potrà passare, intanto mentre voi farete il trasloco, potrà stare in questa... Ma soprattutto si potrà fare un check-up completo della signora che obiettivamente ha bisogno di un controllo adeguato da tutti i punti di vista, ovviamente clinici. Insomma, allora, diciamo grazie al dottor Marra del Comune, diciamo grazie a Simonetta Tortora dell'Associazione Viva la Vita e diciamo ad Alessandra coraggio, perché le cose, insomma, un po' alla volta si stanno muovendo. Potremo togliere mamma dalla cucina, dare una sistemazione un po' meglio. Grazie, complimenti all'associazione di Simonetta, auguri alla mamma di Alessandra e a voi invece l'appuntamento a domani. Alle 11, a domani. Arrivederci. Noi siamo qua. Molto.